La vince la Juventus, porta a casa tre punti importanti da Salerno. La prima cosa che devo dire, che così ce la togliamo perché è la cosa più importante da dire stasera, la notizia che la Juventus batta la Salernitana è una notizia, intendiamoci, che in questi giorni, in queste ore, in questi minuti che avevano anticipato il fischio d'inizio, erano diventate quasi paure, perché io ve lo dico tranquillamente, avevo paura di riuscire a non fare tre punti questa sera, perché io penso che con questa Juve nulla sia scontato in questo momento. Invece i tre punti sui 15 che avevamo detto che dobbiamo conquistare da qui alla fine dell'anno, quindi fino al 21 dicembre, li abbiamo fatti. Road to 2022. Erano 15 e ora ne mancano 12. Quindi è una non notizia. Un mi piace, come al solito, per supportare la creazione di contenuti su questo canale, la crescita costante dei video e per anche agevolare le iscrizioni. Siamo quasi 201.000 iscritti, quindi questa cosa è fantastica. E scaricate OneFootball, link per scaricare OneFootball è qui sotto, in descrizione. L'applicazione è completamente gratuita per rivedere anche gli highlights di questo Salernitana Juventus e vedere Dybala che all'ultimo secondo sbaglia il rigore dopo pochi istanti dall'esordio in Serie A di Mattia Sassuolo. Tutto questo su OneFootball e per ascoltare ovviamente anche le parole di Allegri. Che cosa dobbiamo dire questa sera? Che abbiamo vinto, ci portiamo a casa tre punti, un primo tempo in cui la Juventus riesce anche a fare cose discrete, l'80% praticamente di possesso palla, che si traduce in 6 tiri totali di cui 4 nella porta. Poi la partita finisce, ora fatemi aggiornare la mappa di OneFootball, con un totale di 74%, 18 tiri di cui 7 in porta. Stasera che cosa abbiamo visto? Una partita che poteva essere ribaltata da dei singoli episodi, perché la Juventus va sul 2-0 con il gol di Giorgio Chiellini, che viene annullato per fuorigioco millimetrico di Moise Kean. Veramente stiamo parlando di 3, 4, 5 millimetri, qualcosa di questo tipo. Quel gol, quell'episodio poteva cambiare tutto, perché la Salernitana comunque è rimasta in partita facendo la partita da 0-0, sperando di poter arrivare più lontano possibile con 1-0 per la Juve e poi risolverla in qualche modo con un episodio. Episodio che si concretizza quando la Juventus va in blackout. Oltre il 50esimo la Juventus smette completamente di giocare e addirittura Ranieri, mi pare, con un tiro dopo essere stato lasciato solo a Cuadrado, che era andato a stringere in mezzo dove Chiellini e Dritta andavano a marcare lo stesso uomo, lascia completamente libero l'esterno sinistro della Salernitana, che impatta e trova il palo, che poteva significare 1-1. E se significava, se fosse stato davvero il gol dell'1-1, fosse davvero stata concretizzata quell'occasione per la Salernitana, probabilmente sarebbe stata tutta un'altra partita. Quindi due episodi in contrapposizione, la sfortuna per la Juve e la Salernitana, una partita che poteva complicarsi terribilmente per la Juve. Per fortuna non è andata così, perché in questo momento magari l'1-1 della Salernitana sarebbe stato anche complicato da andare ad aggiustare una vittoria. La Juve, che schierata con il 4-2-3-1, gioca molto simile al Milan, con un centrale di centrocampo che si abbassa quando i due centrali di difesa si aprono, quindi impostare a tre con l'ausilio di un centrocampista, il trequartista quindi Dybala scende sulla linea dei centrocampisti per andare a creare ulteriore gioco, e i due esterni offensivi che si stringono vanno a fare una sorta di due trequartisti dietro l'attaccante, si forma un modulo simile a quello del Chelsea, quindi un 3-4-2-1. Quindi la Juventus ha adottato questo modo di giocare. Nel secondo tempo, nei primi minuti di gioco, forse ha abbassato molto il baricentro, cercando anche di accontentarsi di giocare in ripartenza, ma io penso proprio che questa Juventus debba giocare in ripartenza contro le squadre più forti, e l'abbiamo sempre detto, non è vergogna giocare in ripartenza, e con questi giocatori devi anche probabilmente giocare in ripartenza contro le squadre più umili che occupano le posizioni basse della classifica, per non parlare dell'ultima in classifica. Per questo che dicevo che è una non notizia, la Juventus deve fare la partita. Secondo me la Juve questa sera l'ha fatta. In alcuni momenti in cui ha smesso di essere coraggiosa ha subito l'impeto della Salernitana, poi ricominciando a prendere coraggio e tornando a prendere il pallone del gioco e ad alzare il baricentro è riuscita a trovare il 2-0, probabilmente nel momento migliore anche della Salernitana. I due gol arrivano da Dybala e da Morata. Ora ne parliamo un attimo. Stasera Allegri schiera una Juve anche abbastanza giovane sin dall'inizio, perché parte Luca Pellegrini, che è un 99 come d'élite, partono due 2000 che sono Kean, Kulusevski, c'è Locatelli che è un 98, Bentancur che è un 97, quindi stasera un'età media non troppo alta, poi ovviamente Chiellini e Cuadrado la pompano verso l'alto.
Però la Juventus questa sera ha forse ancora una volta confermato che nella testa di Allegri ci sono dei titolari, perché nel momento più importante della Salernitana, più di spinta della Salernitana, escono appunto Ken e Pellegrini, entrano Alexandre e Morata, per farci capire che quelli lì sono gli uomini di cui Allegri si fida di più. E Allegri ce l'ha spiegato benissimo Ambrosini che tipo di allenatore è, ma lo sapevamo, è fatto così. Nei primi minuti anche gli errori dice va bene, nessun problema, va a incitare la squadra. Quando i palloni diventano pesanti, perché i minuti stanno avvicinando al novantesimo, si stanno avvicinando al novantesimo, inizia a pretendere tanto, e in quegli ultimi minuti ha cercato di avere i giocatori giusti. Poi ha risultato assolutamente acquisito, ha deciso di regalare l'esordio in Serie A a Matias Soulé. Pensavo uscisse Dybala in quel momento e che potesse addirittura incastrarsi una concezione astrale per la quale poi potesse davvero batterla lui l'estrema punizione dagli 11 metri. È uscito Kulusevski. Dybala ha sbagliato il rigore, è scivolato come John Terry. Diciamo che è stato più amaro quello di Terry come rigore sbagliato nella finale di Champions League contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo, ormai non so neanche più quanti anni fa, sicuramente più di una decina d'anni fa. E Dybala che tra l'altro scivola anche in occasione del primo gol, una bella combinazione con Kulusevski, e il secondo gol invece di Alvaro Morata è un bel gol, nel senso che lo fai se senti la porta. E finalmente Alvaro ha ritrovato il feeling con i gol anche in Serie A, perché non segnava da metà settembre, mi pare, dopo aver segnato col Milan, la settimana prima col Napoli, quindi erano più di un paio di mesi che questo non accadeva, con un bel pallone a rimorchio da parte di Federico Bernardeschi. Ora, lo dico subito, perché qualcuno, anche magari in live su Twitch scherzando, e magari qualcuno invece ci crede davvero, è iniziato a dire... siamo usciti dalla crisi. No, neanche per sbaglio, ragazzi, è quello che voglio continuare a ribadire, piedi per terra, perché tre punti questa sera non significano niente, significano tanto da un punto di vista perché erano i tre punti che dovevamo fare, ma non significano niente perché se la Juventus va a Salerno e non vince neanche in questa situazione di classifica, inizia a masticare amaro, inizia a masticare amaro io, iniziate a masticare amaro voi, e probabilmente la Juventus tutta. Tra l'altro, leggendo un po' di statistiche nel prepartita, ci eravamo accorti di come fosse soltanto la terza apparizione della Juventus a Salerno, di come non avesse mai vinto una sconfitta o un pareggio, di come non avesse mai segnato, perché 0-0 e 1-0. Stasera la Juventus ne fa 3, sbaglia un rigore, uno viene anche annullato, quindi diciamo che una scorpacciata di gol c'è stata. Poi per quella che è la nostra classifica e per quelli che sono i gol nella colonna dei segnati, anche gli altri due, quindi quello di Chiellini e il rigore di Dybala, potevano farci comodo, ma anche per il morale. Esci da Salerno con una vittoria per 4-0, è tutto un modo diverso di uscirci per una vittoria per 2-0, che fa morale, deve dare morale, perché per forza di cose qualcosa di positivo te lo devi prendere anche da serate come questa. Quindi le serate in cui vinciamo in questo momento, per quanto siano davvero vittorie, che ancora una volta lo voglio dire, forse è la quarta volta che lo dico, sono quello che devi fare, sono il tuo compito e nulla più, però me le tengo strette, perché davvero quest'anno ci hanno fatto vedere in più occasioni che vai a sottovalutare per un millimetro una qualsiasi squadra e vieni punito. Poi sono squadre che occupano altre posizioni di classifica, perché sia Udinese dove fai 2-2 all'inizio campionato, sia l'Empoli dove perdi, sia il Sassuolo dove perdi, sia l'Hellas dove perdi, sono squadre più in alto in classifica di questa Salernitana. Però è anche questo che dobbiamo prenderci in questo fine 2021, le partite contro le squadre che occupano le posizioni basse di classifica, perché le altre ci hanno già giocato e quindi nella classifica vengono proiettati verso l'alto. Noi ce li abbiamo adesso e non possiamo più permetterci di sbagliare. Quindi la partita, non la partita più bella del mondo, ma comunque una Juve che nel primo tempo mi ha convinto, nel secondo aveva abbassato un po' troppo i ritmi, ha sofferto, e poi alla fine è riuscita a portarla a casa con un 2-0 che poteva essere anche molto di più, ma come vi dicevo, per via degli episodi, poteva anche complicarsi all'inverosimile.